coglioni. E in nuovi. Si apre domani l'ultima settimana del calciomercato. Le trattative per i trasferimenti dei giocatori italiani si chiuderanno ufficialmente alle ore 19 del 15 luglio. Per gli stranieri ci sarà ancora del tempo, i contratti potranno infatti essere stipulati fino al 10 agosto. Estate densa di avvenimenti, quella targata 1993. La partenza del campionato è anticipata, perché a giugno negli Stati Uniti si svolgeranno i mondiali. Il mercato impazza e salgono alle stelle le valutazioni dei calciatori. Di domenica, come vedete, i corridoi del calciomercato qui a Villa Erba sono deserti, ma da domani ci saranno gli operatori e in questa settimana dovrebbero essere portati a termine numerosi e importanti affari. L'Inter spende 25 miliardi per Dennis Bergkamp. Mi auguro di regalare molta gioia e entusiasmo a tutti i tifosi dell'Inter. Il Milan spende 11 miliardi per il difensore Cristian Panucci, 20 anni. Ogni giorno che passa sono sempre più convinto che ho fatto la scelta giusta. La stessa cifra occorre alla Juventus per assicurarsi il marcatore Sergio Porrini dell'Atalanta. L'attaccante Abel Balbo passa dall'Udinese alla Roma per 18 miliardi, mentre sulla sponda laziale il presidente Sergio Cragnotti ne paga 13 per Luca Marcheggiani, un record per la valutazione di un portiere. E adesso nel mirino di Cragnotti ci sono ancora Boxic e Ferrara. Chiude il Parma, che il suo patron Callisto Tanzi vuole sempre più competitivo. Dal Napoli ecco Gianfranco Zola e Massimo Crippa per una spesa totale di 22 miliardi. Abbiamo detto ai nostri tifosi che cercheremo di divertire la gente come abbiamo sempre fatto. La data d'inizio del campionato, 29 agosto, si avvicina sempre di più. Nel frattempo Milan e Torino sono volate fino a Washington per giocarsi la Supercoppa italiana, mentre nelle uscite estive della Juventus fa le sue prime apparizioni un giovanissimo attaccante che Boniperti ha prelevato dal Padova. Si chiama Alessandro Del Piero. Grande interesse anche intorno alla nuova Roma, passata a maggio nelle mani di Sensi e mezza Roma. Napoli, Roma e Tet. Per la prima volta compare la Pay TV. Trasmetterà in diretta, solo per gli abbonati, una partita di campionato nel posticipo serale. È il primo passo verso la rivoluzione televisiva del calcio. Che campionato sarà il prossimo? Nell'anno dei mondiali subirà scossoni la moda del calcio avveniristico, zonaiolo, sacchiano, oppure se ne rafforzerà la tendenza? È la stagione che porta ai mondiali di calcio americani e dopo i due scudetti vinti dal Milan il campionato cerca un nuovo padrone. In estate un grave incidente stradale ferma Gigi Lentini e scuote il Milan, che però è sempre il Milan degli invincibili, ha sempre una difesa straordinaria e in attacco Massaro implacabile. Gullit se n'è andato alla Sampdoria. A stagione in corsa arriva anche Marcel Desailly, un difensore che Capello reinventa centrocampista al posto di Boban, infortunato. La Lazio di Cragnotti cresce anno dopo anno e aggiunge un nuovo tassello, il croato Alen Boxic, in attacco con Signori e Gascogna, un attacco stellare praticamente. Rifondazione olandese per l'Inter di Pellegrini. L'intenzione è un po' quella di ripetere il ciclo olandese del Milan, anche se alla fine sarà il solito Ruben Sosa a togliere le castagne dal fuoco. La Juventus di Trapattoni e di Roberto Baggio pesca in provincia. Di Livio dal Padova, Porrini dall'Atalanta, Andrea Fortunato dal Genoa. Una Juventus operaia che torna a lottare per il titolo. Infine, tra le provinciali spicca il Piacenza, che è tutto italiano, e la piccola reggiana, che si fa un regalo, il fuoriclasse portoghese Futre. Vita sbuglia. Il primo se li porta a casa. La scuola per lo studio. Buona stabocchevole nel metro mediato di marzo, giornata calda e umida, fortunatamente un po' ventilata, arriva la 6.
Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, presenta tutto il calcio minuto per minuto. La linea Sandro Ciotti a Lecce per Lecce Milan. D'accordo provinciale, si gioca da 20 secondi la ripresa, ricordiamo la situazione 0-0 tra Lecce e Milan al termine di un primo tempo molto bello dal punto di vista agonistico. Attenzione Ciotti, sì. La rete di Ganz, 3-1 per l'Atalanta sul Cagliari al primo minuto, Atalanta 3, Cagliari 1, ripetiamo, marcatore Ganz, linea Ciotti. Siamo giunti al terzo minuto circa a Lecce, ancora 0-0, linea Napoli. Si gioca la ripresa da 30 secondi con la Sampdoria in vantaggio per 2-0 per effetto delle reti realizzate nel primo tempo, al 32esimo da Plata, 43esimo da Gullit. Non ci sembra di vedere variazioni nelle due formazioni in campo, e linea Dudine. A Udine sta per incominciare il secondo tempo, palla a centrocampo, dovrebbe riprendere in questo momento, infatti riprende il secondo tempo. Ricordo che le squadre erano andate negli spogliatoi con questo risultato, Parma 1, Udinese 0, il gol messo a segno al 16esimo del primo tempo appunto da Melli. A Torino siamo quasi al quinto minuto della ripresa, Juventus 1, Cremonese 0, e proprio a questo stesso minuto del primo tempo aveva segnato Müller. Nella prima parte della gara i bianconeri hanno concluso a rete due volte con lo stesso Müller e una volta con Roberto Baggio. Prendo io la linea da Milano, siamo esattamente al quinto minuto nel corso del secondo tempo, sbadata a centrocampo al primo minuto, c'è qualcosa che non va nel meccanismo difensivo dell'internazionale. 1-1 tra Inter e Reggiana, l'Inter continua ad attaccare. Io devo intervenire da Lecce, nel giro di un minuto è accaduto di tutto. Palo di Baldieri con un colpo di testa ben calibrato un minuto fa e adesso splendido gol di Boban che ha superato con un pallonetto un avversario, si è presentato in area e con un drop di sinistra ha scaraventato la palla sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Gatta. E pertanto mentre si gioca il nono minuto della ripresa la situazione è adesso la seguente: Milan 1, Lecce 0. Situazione a Piacenza e Genova, Piacenza-Torino. Settimo minuto, sempre Piacenza 0, Torino 1. Genoa-Roma. Ottavo minuto del secondo tempo, ricordiamo il risultato: Genoa 1, Roma 0. È stato Lorenzini per il Genoa che ha realizzato il gol al 42esimo del primo tempo. Mazzone, allenatore della Roma, ha inserito Scarchilli al posto di Benedetti. La linea allo studio. Vediamo ora insieme i risultati e la schedina. A Bologna, campo neutro, Atalanta-Cagliari 5-2. Complimenti, signor Guidolin. È stato un bel esordio, indubbiamente, non ci avrei mai pensato. Credo che la squadra per un'ora, un'ora e dieci abbia giocato anche un ottimo calcio e abbia meritato di vincere. Genoa-Roma 2-0, Inter-Reggiana 2-1, Juventus-Cremonese 1-0. E non abbiamo la cadenza di ritmi che sono sempre esasperati sul piano dei pressing, squadra corta, quindi azioni continue. Ha detto che forse potevamo tirare un maggior respiro se avessimo realizzato almeno una seconda rete, cosa che nella prima parte della gara ci stava. E poi c'è stato questo ritorno, se non rabbioso, anche ben ordinato di questa Cremonese. Lazio Foggia, posticipo di questa sera alle 21 all'Olimpico. A Lecce, Milan batte Lecce 1-0. Abbiamo passato agosto a chiederci come sarebbe stato il Milan di Savicevic e Papen, intanto abbiamo già scoperto il Milan di Boban. Beh, un gol straordinario, una buonissima partita la sua, è stato sempre pericoloso e sono molto contento della sua prestazione. A Napoli, Sampdoria batte Napoli 2-1, a Piacenza Torino batte Piacenza 3-0, a Udine Parma batte Udinese 1-0. È l'unico pareggio che è maturato nelle gare del campionato di Serie A di quest'oggi, un pareggio che il Foggia, vedete, ha ottenuto sul campo della Lazio. Oggi fumo. Buon campionato a tutti, benvenuti al 90° minuto, prima giornata di campionato e valori rispettati. Il caldo e i motori ancora da rodare frenano le grandi che denunciano uno stato di forma approssimativo. Alla terza giornata nessuna squadra è a punteggio pieno. Il Milan B campione d'Italia non incanta. Due gol e due vittorie nelle prime domeniche, quindi il clamoroso 0-0 a Piacenza per il primo punto conquistato in Serie A dagli uomini di Gigi Cagni. Mogognano i tifosi rossoneri che vedono la loro squadra indebolita dalla partenza di un idolo come Gullit. Il re è nudo e anche vulnerabile. Il Piacenza ne ha approfittato di quel tanto, come ho detto nel primo tempo, poi si è accontentata di quel punto in classifica che la porterà a Reggio. Ruud Gullit
Gullit appare rivitalizzato dalla nuova esperienza alla Sampdoria. E il nuovo corso ha un condottiero indiscusso, Ruud Gullit. Un tipo come lui, che conosce bene usi e costumi del nostro calcio, non indugia sulle emozioni e mira subito al sodo. Indossa un insolito 4, ma in realtà è l'uomo in più per i doriani. Gioca a tutto campo e segna, già la prima giornata, raddoppiando il gol di Plat per la vittoria esterna sul Napoli. È ancora l'olandese ad aprire le marcature nel big match della terza di campionato contro la Juve al Dele Alpi. Prima però che si scateni la furia dei bianconeri, che ribaltano il risultato grazie ai gol di Conte, Robby Baggio e Andy Möller. Niente da piangere, torniamo a Genova e facciamo domenica un'altra partita. I due punti conquistati nello scontro diretto con la Samp danno morale ad una Juve ferita, che alla seconda giornata è stata sconfitta dalla Roma. Quale santo l'ha aiutata, Mazzone? Io ho domandato durante la settimana se c'era un santo che era il simbolo del gioco del calcio. Non ho avuto risposta da chi ho chiesto, sicuramente lo ringrazio oggi, perché effettivamente abbiamo avuto questi due calci di rigore che sono andati fuori e non sempre capita, però tutto sommato penso che abbiamo meritato questo voto, questo regalo, questo dono. E soprattutto ha perso Gianluca Vialli per alcuni mesi a causa di una frattura al piede. A proposito di Vialli, Simone ha fatto un giro di telefonate, come sta? Appena arriveranno a Torino andranno immediatamente all'ospedale a fare degli accertamenti, perché si sospetta appunto questa infrazione, ma i medici non sono ancora sicuri, speriamo di darvi qualche notizia tra poco. Il campionato saluta il felice avvio della Cremonese, guidata da Gigi Simoni, che lancia il suo bomber Andrea Tentoni all'esordio in A. È il giorno di Andrea Tentoni, il ragazzo di Rimini, 24 anni. Ha firmato il 2-0 della Cremonese contro il Napoli, festeggia i suoi primi gol in Serie A. Lo valevano grandi squadre, quotazione 9 miliardi. Ha scelto di rimanere in maglia grigio-rossa. Ha scelto di vivere lontano dallo stress. I fiori per chi sono? No, niente per mia mamma. Niente in particolare. Le voglio così dedicare un po' a lei. Elogi anche all'Atalanta e al suo centravanti Maurizio Ganz, capocannoniere alla terza giornata con 4 reti. Da Cagliari invece arriva la notizia del previsto esonero di Gigi Radice. È durato soltanto 90 minuti il campionato del mister Lombardo. Intanto, mentre Radice teneva la sua conferenza stampa, Bruno Giorgi dirigeva al Santeria il primo allenamento con la squadra rossoblù. E poi c'è l'Inter, la squadra più attesa, la favorita principale per lo scudetto, grazie ad una campagna acquisti favolosa. Aspetta Bagnoli adesso, non fallire l'occasione. Che Inter sarà quella di quest'anno? L'Inter operaia di Manicone e Totò Schillaci, in gol e in evidenza anche a Foggia come a Madrid? O l'Inter dei costosissimi tulipani di importazione, Bergkamp e Young? Non voglio toccare per quei tasti qua di John, che io ho 20 giocatori, quando vi mando in campo 11, mando in campo 11, basta, chiuso, perché abbiamo già fatto tante chiacchiere questi 15 giorni. Non esalta però il gioco dell'Inter, ma i risultati ci sono e alla terza giornata i nerazzurri sono comunque in testa alla classifica. La vittoria casalinga contro la Cremonese è preziosa anche perché San Siro assista alla bella prestazione di Dennis Bergkamp, il nuovo numero 10 nero-azzurro. Vittoria non facile dell'Inter, che ha dovuto lottare tutta la partita per aver ragione di una tenacissima Cremonese. La squadra di Simone, l'abbiamo visto, ha sprecato troppe occasioni, quindi non è andata oltre il 2-1. Johan Cruyff ha creduto in lui fin da quando era un ragazzino arrivato all'Ajax, che metteva in mostra un corpo magro e piedi fatati. L'Inter precede la Juve che lo voleva e lo acquista insieme a Jonk, centrocampista di buon livello. I due arrivano a Milano proprio mentre sull'altra sponda Rijkaard e Gullit lasciano il Milan. Mi auguro di dare il meglio di me stesso alla grande squadra dell'Inter e ai suoi tifosi. Dennis
appare alla critica un fuoriclasse che, in forza dei suoi 24 anni, ha enormi potenzialità davanti, sulle quali è giusto scommettere. 24 primavere per il biondo attaccante pupillo di Cruyff, tecnicamente molto vicino a Van Basten. Pagato uno sproposito, secondo alcuni, il suo ingaggio è stato comunque il primo esempio di paghi uno e prendi due. Amicissimi, giungono dall'Ajax e da Amsterdam, hanno conquistato con i Lancieri tra l'altro uno scudetto, due Coppe d'Olanda, la Coppa UEFA la scorsa stagione. Alla Pinatina, tutti gli occhi sono per questo giovane fenomeno, che è solito caricarsi prima delle partite, ascoltando musica rock con le cuffie. Paradossalmente però, Jonk gioca a livelli decenti, mentre l'avventura interista di Bergkamp si appiattisce ben presto alla delusione più totale. Bergkamp, 43 di piedi, un po' a paperella, un immenso talento e ancora qualche timidezza di troppo. Il primo vero acuto in campionato avviene in Inter Cremonese, alla terza giornata. Inter in vantaggio al 18esimo con un gran gol di Bergkamp che infila di precisione tra palo e portiere, Immobile Turci, 1-0. È un giocatore che sa nascondersi nel vivo dell'incontro. È capace di sembrare distratto, se non addirittura abulico. Un gol troppo facile da realizzare per il fuoriclasse olandese, che però si è visto pochino. Salvo poi conquistarsi la ribalta con accecanti lampi di classe. Sono un giocatore che preferisce impostare l'azione da lontano, accompagnandola per rifinire o concludere. Mi si può definire un goleador truccato da centrocampista, che non somiglia a nessuno, perché vuole essere solo Dennis Bergkamp. Ernesto Pellegrini gongola. La realtà del campionato, però, si manifesta subito più dura. E già la domenica successiva per gli uomini di Bagnoli c'è la doccia fredda a Cagliari, dove basta un gol del panamense Deli Valdés, il nuovo attaccante che fa coppia con Oliveira. Una buona soddisfazione. Oggi invece sono stati sfortunati quelli dell'Inter, hanno preso due traverse d'oro, quindi... Le poche note positive sono date dalla classifica, che vede comunque la formazione nerazzurra nel gruppetto di testa. Il Milan appare la squadra più concreta e determinata, in compagnia di uno straordinario Parma, con cui alla nona giornata condivide il primo posto. Gianfranco Zola si conferma giocatore di straordinaria classe. Arriva il pareggio del Parma con questa punizione, trasformata con una traiettoria superba da Zola. Meraviglia il colombiano Faustino Asprilla, capace nelle giornate di vena di prodezze in serie. Asprilla. Solita Asprilla. Spero in un gol di Asprilla. Asprilla, Tino Asprilla. Asprilla. Bucci è il portiere che mancava alla squadra di Scala. Unisce qualità e esperienza, oltre a saper giocare la palla con i piedi. Il problema maggiore è di farsi trovare preparato nelle pochissime volte in cui viene impegnato. Sì, infatti è così. Forse è più difficile, però a me sta bene così se la squadra ottiene sempre questi risultati. Juventus e Sampdoria viaggiano in tandem. Trapattoni sembra aver trovato la quadratura del cerchio. Tra le novità brillano Angelo Di Livio, tornante di destra arrivato a campionato iniziato e subito proposto titolare da Trapattoni. Volevo dimostrare a qualcuno che non ero da scartare. E il bomber di scorta Fabrizio Ravanelli. L'attaccante non è una piuma, ma festeggia con insospettabile leggiatria. Primi acuti del 19enne Alessandro Del Piero, che il 19 settembre 1993 segna il suo primo gol in Serie A contro la Reggiana. Sì, Del Piero è un ottimo elemento, sta facendo molto bene, quindi un ragazzo su cui puntare per il futuro. Dopo 9 giornate, la Juve è seconda. Anche dopo l'1-0, visto come siamo ritornati, quindi la mentalità della squadra è buona, reagisce bene e non si disunisce. La Sampdoria, invece, spinta da Ruud Gullit, mette in mostra un gioco brillante ed efficace. Roberto Mancini dà ancora ampie prove del suo immenso talento.
supportato dalla verve di Attilio Lombardo. L'unica nota triste che turba l'ambiente blucerchiato è la notizia della morte del presidente Paolo Mantovani. Per 14 anni presidente della Sampdoria, l'uomo che l'ha portata a vincere 3 Coppe Italia e lo Scudetto nella stagione 90-91, lascia soprattutto un'immagine, quella del presidente che sapeva amministrare con grande parsimonia. Il suo grande amore era il pubblico, a cui chiedeva correttezza, quasi francescana. Noi l'unica cosa che possiamo fare è andare avanti come abbiamo iniziato, allenarci sempre meglio e cercare di fare meglio. 31 ottobre 1993, decimo turno di campionato. È una domenica che si preannuncia esaltante. Campionato che vede racchiusi in 3 punti 6 squadre, compreso il sorprendente Napoli di Marcello Lippi. Credo che quest'anno si siederanno alla tavola dello scudetto parecchie squadre. Gli occhi degli appassionati sono tutti per Sampdoria-Milan, reso ancora più affascinante dalla presenza di Gullit, alla prima volta contro la sua ex squadra. Sampdoria-Milan nel segno del grande ex. Ruud Gullit, assieme al gol della vittoria, sigla il primato della sua squadra, la prima sconfitta del Milan in campionato e il rilancio di un torneo dove nessuno è imbattibile. Gullit, hai atteso molto a segnare il tuo primo gol qui al Ferrari, di fronte ai tuoi tifosi, però non è stato un gol da poco. No, è stato un gol bellissimo. Ero molto contento, soprattutto di fare un gol vincente, molto bello, sì. Con lei la Juve di Roberto Baggio, che mette a segno una tripletta nel 4-0 al Genoa e raggiunge la quota dei 100 gol in A. 100 volte Roberto Baggio, in un interminabile inno del gol, cominciato con la maglia della Fiorentina e completato con quella della Juventus. Tu ci credevi all'inizio del campionato che alla fine di ottobre saresti riusciti a scavalcare il Milan? Ma noi siamo una buonissima squadra, non siamo magari forte come il Milan, però stiamo mettendo tutto quello che abbiamo per contrastarla. 3 reti anche per Ruben Sosa e l'Inter regola l'ambizioso Parma. Maffei ha detto che sei un fuoriclasse, ha ragione, mi sembra. Fuoriclasse, diciamo che lavoro tantissimo per questo Inter, cerco sempre il gol. L'ultima volta ci avevo un po' di sfortuna, però oggi ci ho provato e sono contentissimo perché l'Inter ha vinto, si è messo alla pari del Parma e del Milan, che adesso c'è un derby molto importante. La classifica dopo la decima giornata è stravolta, ma permane il clima di grande equilibrio. Nelle domeniche seguenti si susseguono infatti sorpassi e controsorpassi che non mutano la sostanza di un torneo che non ha padroni. Con 2 ospiti di riguardo. Sono 2 dei padroni della classifica. Fabio Capello, allenatore del Milan. E Sven-Goran Eriksson, allenatore della Sampdoria. Il Milan si riscatta subito e fa sua la stracittadina con il primo gol in rosso-nero di Panucci. Il Parma batte la Juve, che poi viene beffata dall'Inter al 90° in un derby d'Italia carico di veleni. Godetevi il sinistro magico di Sosa. Molto bene, eccoci di nuovo in studio. Come avete sentito, veleni sparsi un po' qua e un po' là, quindi credo che Zuccalà possa subito chiarirci le idee, se è possibile, attraverso la moviola. Ecco, vediamo appunto le immagini. E Bergkamp che entra in area, c'è di uno Baggio che lo spinge un po' a sinistra, insomma con la mano sinistra, a me sembra così almeno. Perché lui ha fatto sì un mezzo sfondamento e sembrava che Baggio l'avesse chiuso un po' di più, invece qua forse devo dare per la seconda volta ragione all'arbitro. La Sampdoria viaggia a corrente alternata, perde malamente in casa con il Cagliari per poi fare bottino pieno con Foggia e Cremonese. Risalgono il Torino, dove Andrea Silenzi vive un momento d'oro. La Roma guidata ora dal solo Franco Sensi, che l'8 novembre ha rilevato le quote di mezza Roma.
e la Lazio, che ha affiancato il prolifico Signori con il centravanti croato Alen Boksic. Nel duello difficile con Ferrara è normale perché c'era la mia prima partita in Italia e sono giocando contro un giocatore tre difficile, un giocatore duro. Un mercato che fa registrare anche l'arrivo in rossonero del centrale difensivo Marcel Desailly, per il quale Capello ha pensato ad un ruolo di centrocampo. E Michel Desailly è d'accordo, tanto da dirsi orgoglioso di come lui e Papin hanno rappresentato la scuola francese nel campionato italiano, che ritiene il più tecnico d'Europa. Intanto in coda saltano le panchine di Atalanta e Lecce e il campionato registra la triste storia di Paolo Futre della Reggiana. Principe calciatore che dimentica i travolgenti fasti del Real Madrid e dell'Olympique Marsiglia per correre in soccorso della Reggiana. Al momento Cenerentola nella classifica della Serie A italiana. Una bella storia. C'è un pubblico che lo accoglie con l'entusiasmo di chi torna a rivedere la luce. Poi il principe va in gol da campione. Purtroppo anche nella pedata mala tempora currunt, visto che un volo maligno costringe il Futre a terra e poi ad abbandonare il campo, causa una distorsione al ginocchio destro. Paolo, grandi allegrie e grandi dolor. Sì, io credo che non è grave, credo, però tiene che parlare con il dottore, no? Con il dottore, però lo importante è la vittoria, due punti importanti. Si sta avvicinando il giro di boa e il campionato registra un primo tentativo di fuga da parte del Milan, che pare in grado di aumentare la velocità. Capello ridisegna la squadra. È proprio grazie alle reti di Massaro e a un bolide di destro di Desailly al suo primo centro in A che il Milan si laurea campione d'inverno. Credo che il Milan sia partito col piede giusto e questo ci fa ben sperare per il futuro come mentalità e come forza di gruppo. Risponde bene la Juventus, che esclusa la batosta all'Olimpico contro la Lazio, conferma di attraversare un buon momento di forma. Splende in particolar modo la stella di Roberto Baggio, fresco vincitore del Pallone d'Oro. Ed eccoci al quarto d'ora. Silenzio, parla Baggio. Può bastare anche per il commissario tecnico. Chiudono bene il girone d'andata anche la Sampdoria e il Parma, mentre sconcerta l'Inter. Travolge la Samp per 3-0 e poi frana due domeniche dopo con l'Atalanta di fronte al suo pubblico. Inevitabili fischi di San Siro che suscitano la reazione rabbiosa di Zenga. Brutta aria in casa nerazzurra, dove stanno deludendo un po' tutti. Vacilla la posizione di Bagnoli, che pare avere le ore contate. Cioè, la partita che noi l'avevamo preparata per iniziare una rincorsa. Voi l'avete preparata e loro invece loro l'hanno vinta. Direi che l'hanno vinta anche alla fine, poi meritatamente. 9 gennaio 1994. Inizia il girone di ritorno e il Milan accelera. Dopo due deludenti 0-0, seguono due vittorie firmate da Massaro. Ed il distacco delle seconde Juve-Samp aumenta a 4 punti. La partenza dei bianconeri è lenta. La prima vittoria arriva solo la 21esima giornata nel match casalingo contro il Foggia. Il tutto mentre Roberto Bettega viene nominato vicepresidente e va ad affiancare Boniperti. È il primo segnale di grandi mutamenti in casa juventina. Io dico a Roberto, guarda, che la salute e l'organizzazione va bene, ma se c'è qualche scudetto forse va anche meglio. Va bene, auguri e complimenti. Sì, la Sampdoria, dopo il roboante 4-1 al Napoli con un superlativo Roberto Mancini, riesce a farsi battere dal Piacenza,
denunciando gravi limiti tecnici e di personalità. Sampdoria probabilmente oggi non era al meglio della sua condizione, però ha dei grandissimi giocatori e ci hanno impensieriti fino all'ultimo. Continua la stagione contraddittoria dell'Inter, che debutta nel girone di ritorno con una sconfitta per mano della Reggiana, per poi riscattarsi con due larghe vittorie con Foggia e Cremonese. Il 30 gennaio a San Siro arriva il Cagliari di Giorgi. Per l'Inter è l'occasione buona per mettere a segno la terza vittoria consecutiva. Niente da fare. In campo a brillare sono due altre stelle. È un campionato questo nel quale si segnano pochi gol, ma evidentemente dovevano arrivare Inter e Cagliari per modificare un po' la situazione. Nel Cagliari c'è un giocatore letteralmente trasformato rispetto all'anno passato, è Luis Oliveira. L'intesa con Valdés migliora partita dopo partita e chissà dove potrà portare. Insieme si divertono e sembrano fatti l'uno per l'altro. La partita si riapre al terzo della ripresa con un bel numero di Valdés che conclude in gol un'azione impostata da Oliveira. Cagliari li ama, si esalta vedendone l'intesa, apprezza la loro vena di follia sul campo da gioco. Il Cagliari fa capire subito che Oliveira e Valdés non sono tipi trascurabili. Ayrton Luis Barroso Oliveira è un brasiliano del nord-est, naturalizzato belga, approdato in Europa a 16 anni. Il Cagliari ha tentato di reagire affidandosi soprattutto ad Oliveira. La Sardegna è il premio ai sacrifici. Sull'isola è un re che si è conquistato il trono a suon di gol. Qui ha imparato a giocare da solo in attacco, a combattere contro difese agguerrite, con l'aria vagamente presuntuosa di chi è consapevole dei suoi mezzi tecnici e sembra esprimerlo in ogni mossa. E la rete di Oliveira a un minuto dal termine è solo il suggello di una grande prestazione dei ragazzi di Giorgi. Fa coppia con Julio César Delivaldés, panamense, che faceva il commesso di supermercato in patria e che poi è emigrato prima in Argentina e poi in Uruguay, dove si è guadagnato il nomignolo di manteca, burro, per come scioglieva le difese. Noi dobbiamo giocare al contrapiedi perché è normale. A Cagliari si integra alla perfezione con il compagno di reparto. La Samp, un po' frastornata, subisce il colpo determinante proprio dalla coppia Oliveira-Valdés. Alla 21esima giornata, a San Siro, il popolo interista si stropiccia gli occhi vedendoli andare in rete una volta a testa. Nel primo tempo, un retropassaggio azzardato di Orlando equivale allo sparo di uno starter per il centometrista Oliveira. L'attaccante sguscia come una saponetta, che neppure i guanti di Zenga riescono a fermare. In uno spettacolare 3-3 finale, determinato dalla rete in zona Cesarini di Fontolano. Sembrano due diavoli quel giorno, incontenibili per la difesa nerazzurra. Ed è il coronamento di una stagione vissuta alla grande, da giocatori senza paura di niente e di nessuno. Un momento prima ti chiedi cosa sia venuto a fare. Un momento dopo è l'eroe dello stadio. Delivaldés è fatto così. La partita gli scorre alle spalle senza sfiorarlo. Ma basta un'onda ed eccolo saltare su e arrivare in porta. San Siro è una bolgia. I giocatori nerazzurri sono sommersi dai fischi. Sono felici, invece, i tifosi cagliaritani che hanno trovato in Bruno Giorgi un allenatore serio e concreto. Gioca bene il Cagliari, che sta avanzando anche in Coppa UEFA, valorizzando al massimo il suo reparto avanzato. Sono 4 i punti che separano il Milan capolista dal duo Juventus-Sampdoria. 7 invece quelli che lo separano dall'Inter. Gli occhi degli appassionati sono puntati sull'Olimpico, dove la Roma riceve proprio i rossoneri. I giallorossi stanno deludendo. La classifica è impietosa. Soltanto 20 punti conquistati. Una miseria. Se fosse un tifoso della Roma, cosa farebbe? Ma innanzitutto per un po' di tempo non verrei allo stadio, perché questa è una squadra che veramente per venire allo stadio ha il cuore forte. Questo. E poi piano piano
così ritornerei, però prenderei un momentino di sospensione perché c'è da rimanere sugli spalti o sulla panchina. 6 febbraio 1994. Il campionato potrebbe essere ad una svolta. Grande spettacolo di pubblico all'Olimpico, quasi 60.000 persone nonostante la pioggia battente, terreno ovviamente molto pesante. È tutto per lo sport del TG1, vi ringrazio dell'attenzione e arrivederci a domani. Poi nulla. Vita sbuca. Il primo se li porta a casa. La scuola per lo scudino. Un breve commento a quanto ha visto nel primo tempo Sandro Ciotti su Inter-Lazio. Si parte dall'1-0 appunto per l'Inter con gol siglato da Sosa all'altezza del 26esimo minuto. Mentre la Lazio, ricordiamo, ha dovuto rinunciare a Casiraghi, sostituito al 16esimo della prima frazione di gioco da Di Mauro. Linea Cucchi. Grazie Ciotti, non è ancora ripreso il secondo tempo, meglio la reggiana della Juventus invece nel primo, pressing non esagerato ma efficace, buon movimento d'assieme, qualche conclusione di una certa pericolosità, unico neo forse, una certa staticità sulle palle inattive in area di rigore da parte dei difensori. L'occasione migliore nel primo tempo per Roberto Baggio, tanto per cambiare su calcio di punizione. La linea va a Torino. Qui Torino siamo proprio all'inizio del secondo tempo, esattamente sono trascorsi 30 secondi dall'inizio di questa ripresa e il punteggio rimane sempre 1-0 naturalmente per il Parma sul Torino, con la rete segnata da Polloni al 27esimo del primo tempo. Intervengo da Genova, quarta rete per la Sampdoria al 6° minuto del secondo tempo, ha segnato Mancini, un gol veramente spettacolare. Ormai su tutti i campi si è ripreso a giocare e noi riprendiamo la nostra serie di interventi normali ancora con Milano per Inter-Lazio. Al Meazza di San Siro siamo giunti all'ottavo minuto, sempre 1-0 per l'Inter, linea Cucchi. Attenzione Cucchi, c'è il raddoppio da parte del Parma qui a Torino. Siamo giunti all'ottavo minuto della ripresa, Parma 2, Torino 0, con una combinazione Asprilia, Crippa, Zola. La rete è stata segnata da Zola, te la linea. Nel frattempo a Reggio Emilia siamo giunti al 34esimo, siamo sempre fermi sul punteggio di 0-0 tra Reggiana e Juventus. Al Meazza di San Siro c'è un rigore per la Lazio, per una trattenuta di Battistini ai danni di Boxic. Si accinge a battere Signori, tiro e gol. E pertanto, mentre mancano 3 minuti alla conclusione del match, 1-1 tra Inter e Lazio, linea Genova per Sampdoria Udinese. Scocca il 91esimo, Sampdoria 6 e Udinese 2. Ancora a Milano, Inter Lazio. Lazio in vantaggio con Di Matteo, grandissimo tiro dalla grande distanza. Un destro folgorante che ha spedito la palla nell'angolo a mezz'altezza alla destra di Senga. Tutto questo accade al 91esimo, Lazio 2, Inter 1, terra linea. Il risultato finale qui a Torino è Parma 2, Torino 1 a terra linea. Il signor Collina manda tutti al riposo sul punteggio di parità 0-0 tra Juventus e Reggiana, linea Provenzani. Napoli-Genoa. E proprio in questo momento decreta la fine della partita, quindi risultato finale Napoli 1, Genoa 1. Roma-Milan, non ricordiamo, verrà giocata questa sera alle 20.30. Il Milan è passato all'Olimpico per 2-0 sulla Roma e ha così un po' gelato le speranze delle inseguitrici che l'avevano visto e intravisto in crisi nella partita di Supercoppa. Solo provato rispetto di... Due gli scenari ipotizzabili oggi. Dopo la sesta sconfitta in campionato vediamo le immagini maturata ieri contro la Lazio, i 9 punti di ritardo dal Milan, gli imprevisti societari della settimana, le dimissioni del direttore generale Boschi, quelli sul terreno di gioco. Primo esonero di Bagnoli, sofferto, tormentato e squadra da domani pomeriggio agli ordini di Giampiero Marini, già campione del mondo in Spagna, 10 anni come giocatore all'Inter, attuale responsabile del settore giovanile nero-azzurro. Mi dispiace tantissimo per Bagnoli, che io stimo, e auguro Bagnoli tantissima fortuna e confido di far bene anch'io. Ecco. Mentre l'Inter affonda meno 9 dalla vetta, il Milan va. La sua porta non subisce gol da un'infinità di minuti e i punti di distacco dalle seconde alla 25esima giornata salgono a più 6. La Juve perde punti preziosi, ma non de morte. Ma sfiducia, sai, quando magari Milan sbaglia anche 2 rigori e poi riesce anche, nonostante quello, a vincere, vuol dire che è una grandissima squadra. Quindi speriamo di continuare a giocare così, a vincere. La Sampdoria non molla, nonostante i preoccupanti cali di tensioni ai quali neanche Eriksson sa porre rimedio. Gullit sente l'aria di primavera e da solo spinge i blu cerchiati alla vittoria contro l'Atalanta. Poi è la volta di Roberto Mancini, che con un guizzo dei suoi regala la Samp la preziosissima vittoria sul campo di una Roma sempre più in affanno.
Sampdoria dunque insieme alla Juventus a 6 punti dal Milan, ha giocato molto bene, Gullit l'abbiamo detto, ma anche Lombardo e Mancini. Anche il Parma mette in fila risultati contraddittori. Mentre la cura Marini non produce alcun effetto sull'Inter che appara allo sbando. A meno 14 dal Milan. Io penso a un'orchestra nella quale ognuno stona per conto proprio. È un po' più grave, non è cambiato molto. Insomma, abbiamo perso fuori, pareggiato in casa, una buona media salvezza in questo momento. Ma è proprio in casa rossonera che si festeggia. Nella stessa giornata, al 40esimo minuto del primo tempo contro il Foggia, è Sebastiano Rossi a battere dopo 21 anni il record di Zoff. Rivera infila Zoff con un tiro angolatissimo. È l'1-1 che riporta in parità le sorti della partita, che interrompe l'imbattibilità di Zoff dopo 903 minuti, più di 10 partite. Poco più di 10 partite, 903 minuti per l'esattezza. È il tetto che tocca Dino Zoff nel 1973. Dino è una leggenda, merita una tale durata e anche di più. Il 27 febbraio del 1994, Sebastiano Rossi, numero uno del Milan, scende in campo contro il Foggia per aggiornare il primato. Ha bisogno di resistere 41 minuti. Il portiere è l'ultimo baluardo, chiaramente si cerca sempre di far arrivare meno palloni, però qualche volta deve metterci del suo. Il problema è che di fronte c'è il Foggia di Zeman, squadra che pratica un calcio offensivo e non viene certo a Milano per difendersi. E poi c'è il precedente dell'andata, con Kolivanov che gli ha già segnato e promette di ripetersi. Oltre al pubblico che non ha apprezzato la reazione del portiere, non si era mai visto prima un giocatore buttare in curva un fumogeno lanciatogli. Io pensavo fosse un petardo e dalla paura che mi scoppiasse in mano l'ho lanciato. Chiaramente un po' la frenesia, un po' non mi sono reso conto della distanza che c'era fra me e la rete di recensione, è finito di là, però non è stato assolutamente un gesto voluto come tutti hanno pensato. Seba ha la fama del duro, non fa nulla per essere simpatico. La gara ha inizio, va tutto bene, quando al minuto 36 i pugliesi chiedono un rigore che non viene concesso. 5 giri d'orologio ed è fatta. Lo stadio si alza in piedi, Rossi non capisce. Non si è accorto del tempo trascorso. Il suo timer è offuscato dalla concentrazione. Però reagisce agli insulti del settore ospiti. Il gesto è inequivocabile. Mi aspettavo un po' più di sportività da parte di quei tifosi. Non c'è stata e non c'è stata neanche da parte mia. Non riesci delle volte a far vedere magari qualcosa di più positivo? Quello che dovrò far vedere di positivo lo farò vedere alle persone che mi interessano. Nella ripresa, al 21esimo, Kolivanov lo buca, ma è ormai troppo tardi per rovinare la festa. Il portiere milanista sposta il limite a quota 929. Sarà proprio Dino Zoff a salutare l'evento, facendogli i complimenti, le parole più apprezzate da Rossi, prevedendo che avrebbe mantenuto il record più a lungo dei due decenni riusciti a lui. Spero che questo record rimanga a lungo. Il record di Sebastiano Rossi costa lacrime, sudore e sangue. Ma il merito di questo primato va a tutta la difesa. Il record di Rossi è emblematico. Numeri e sostanza che sorreggono la formazione rossonera proprio quando il calendario propone gli scontri diretti con Juventus e Sampdoria. Sono partite cruciali che il Milan si aggiudica con il minimo scarto, come ormai consuetudine. Eranio è il match winner con la Juventus, mentre Daniele Massaro è l'autore della rete dell'1-0 che ricaccia la Sampdoria a 8 punti. Deluso?
Beh, penso che tutti gli juventini lo siano oggi, per come è andato o per come sta andando il risultato, ecco. Mancano 6 giornate alla fine. La matematica ha le sue regole e il popolo rosso-nero non può ancora esultare. Il campionato, tuttavia, riesce a mantenere ancora alto l'interesse. Il 20 marzo 1994 ci pensa Alessandro Del Piero, che per la prima volta indossa la maglia numero 10 della Juve e in 90 minuti realizza una tripletta contro il Parma. Il match winner si chiama Alessandro Del Piero, 19 anni da Conegliano in provincia di Treviso, adocchiato a suo tempo da Boniperti e da Causio. Bettega lo aveva già individuato contro il Milan come il talento emergente della Juventus in cantiere. Se l'immaginava che, lasciando Padova, un giorno avrebbe indossato la maglia di Baggio e avrebbe fatto 3 gol in una sola partita? No, io ero venuto qui con delle prospettive e devo dire che sta andando molto bene personalmente. Purtroppo per la squadra sono mancati i risultati e quindi è un anno un po' così. Il campionato si appresta ad emettere i suoi verdetti. Il primo riguarda il Lecce, che già la 28esima giornata, dopo un solo anno in Serie A, è matematicamente in Serie B. Lecce dunque è matematicamente condannato alla Serie B, ma mi pare che ha concluso il campionato e sta concludendo il campionato in grande dignità, no? Questo è molto importante. Intanto il Milan si aggiudica anche il derby della Madonnina, spingendo ancora più in basso l'Inter. Ovviamente parliamo di due pianeti diversi quando parliamo di Milan e Inter. Secondo me i problemi dell'Inter non sono assolutamente di natura tattica o relativi all'impegno, sono problemi essenzialmente tecnici. La squadra dal punto di vista tattico è disposta molto bene, ma nei ruoli chiave ha giocatori che evidentemente non sono all'altezza delle effettive esigenze della formazione. Ma la notizia clamorosa non è questa. I titoli in realtà sono tutti per il Milan, che dopo 18 gare utili consecutive, il 27 marzo 1994 torna dal San Paolo sconfitto per 1-0. Grazie ad una bellissima rete di Paolo Di Canio, al termine di un funambolico dribbling sui difensori rossoneri. È stata invece la giornata del suo omologo, Paolo Di Canio, sottovalutato protagonista del campionato, il quale avanza pure qualche stipendio arretrato, ma offusca le stelle del Milan e regala al San Paolo, dove non si vive di solo pane, la più grande soddisfazione dell'anno. È un bel risultato, però non è finito oggi il campionato e dovremmo lottare fino alla fine. Troppo tardi arriva la battuta d'arresto rossonera perché il campionato possa cambiare indirizzo. Va al piccolo trotto il Milan di Capello, che molto ha speso nei mesi precedenti e che adesso tira un po' il fiato. Mi giocare sempre fisico, ho bisogno del fisico. Quando fisico non c'è, allora è difficile il buon mio. Il primato, tuttavia, non è mai in pericolo, nonostante il finale di stagione molto positivo della Juve, in cui riappare Luca Vialli. Amarissima parabola quella che Gianluca Vialli sta vivendo da troppo tempo in qua, da quando ha lasciato cioè quella dimensione genovese che senza dubbio gli era particolarmente congeniale. Non ha avuto più né pace né fortuna, in effetti. Mancano ormai 3 giornate alla fine. Nel frattempo, una tripletta di signori spedisce in B l'Atalanta. Beppe, sì. Ecco, tu avevi detto in tempi non sospetti vincerò la classifica dei cannonieri, voglio dire, sei stato buon veggente di te stesso. No, avevo detto che per me l'importante quest'anno era riuscire a superare gli infortuni, purtroppo così mi sono dovuto fermare per 3 mesi quest'anno e non ho potuto dare l'apporto che avrei potuto dare alla mia squadra, però sono soddisfatto anche perché facendo e giocando 10 partite in meno rispetto a tutti gli altri sono riuscito a riprenderli e adesso sono là in cima, però non è ancora finita. Ma è lo scudetto a interessare. Al Milan basta un punto per avere la matematica certezza del terzo successo consecutivo. Il 17 aprile 1994 a San Siro arriva un Udinese che è in piena lotta per non retrocedere e che dunque darà il massimo per non soccombere.
Al Delle Alpi la Juventus se la deve vedere con una Lazio trascinata dal bomber signore e dalla valida spalla Alen Boksic. Di tutto interesse sono poi le gare valide per la salvezza e che vedono coinvolte la Reggiana, che è in trasferta a Lecce, e il Piacenza, che è ospite della Roma. Chiude il programma un suggestivo Sampdoria-Inter, una delle ultime prove d'appello per l'orgoglio dell'Inter. Vito Tundo di Lecce chiede: non pensa che il problema dell'Inter sia quello che il presidente dà poco potere all'allenatore? Ma io non sono più addentro alle cose nerazzurre e credo comunque che in futuro un personaggio come Bianchi non è certo quello che si fa condizionare da nessuno, quindi per il futuro di sicuro non ci saranno questi problemi, per il passato non lo so. Il primo se li porta a casa, la strada per lo scudetto. E andiamo subito da Riccardo Cucchi, che sta seguendo Milan Udinese. Il Milan ha costruito numerose occasioni, ma è costretto a cercare soluzioni sempre nuove alla manovra per aggirare lo schieramento difensivo bianconero. Del resto l'Udinese ha il dovere di credere ancora nella salvezza. 0-0 il punteggio mentre le squadre entrano adesso sul terreno di gioco e pertanto la linea va a Genova. 1-1 al termine del primo tempo, il gol di Bjerkovud al 20° minuto per il vantaggio della Sampdoria, pareggio di Battistini al 25° sempre di testa. Amarassi non si è ancora ripreso a giocare, le squadre sono ancora negli spogliatoi. All'Olimpico squadre che rientrano in questo momento, Roma 3, Piacenza 1, i gol al 21° di Rizzitelli, poi al 26° l'autogol di Carannante su cross di Mihajlovic, al 38° Carboni e poi al 45° per il Piacenza Iacobelli. Frattanto lieto fine per lo spettatore acrobata salito su uno dei punti più alti dello stadio. A Torino si gioca il quinto minuto della ripresa, invariata la situazione, sempre 3-0, cioè per la Juventus. Milano, Milan Udinese, Riccardo Cucchi. Dunque Boban ha sbloccato il risultato, il Milan in vantaggio, conclusione dai 16 metri su un'incursione che era stata operata da sinistra da Simone, sicuramente uno dei più attivi della squadra di Capello. E dopo 15 minuti nel corso della ripresa il Milan sblocca il risultato, lo scudetto, il 14° scudetto è vicinissimo. Milan 1, Udinese 0, a te la linea. A Genova siamo al 16° minuto della ripresa, 1-1 il punteggio. Si gioca a Torino il 24° minuto, invariata la situazione con la Juventus sempre in vantaggio per 3-1. Milano, Milan Udinese. E riparte adesso l'Udinese, riceve adesso all'altezza dell'autocorpo Satuto al centro, la palla in rete, l'Udinese pareggia il conto esattamente al 24°. Devo intervenire di nuovo dal Delle Alpi, quarto gol della Juventus con Vialli. Grazie. Simone, Milan nuovamente in vantaggio, grandissima conclusione dai 18 metri operata con il destro dal giocatore milanista, palla imparabile sotto la traversa, Milan nuovamente in vantaggio, Milan 2 Udinese 1, a te la linea. Riprende la linea Marassi, il tiro e il gol di Evani, primo gol di Evani in questo campionato. Ha pareggiato l'Udinese nel frattempo a San Siro, esattamente al 26° minuto di gioco. Grazie Cucchi, qui a Genova siamo al 39° minuto del secondo tempo, Sampdoria 2. Scusa Emanuele, ti interrompo anche se non dovrei, perché Roberto Baggi ha firmato un gol capolavoro. Ha saltato in dribbling tre uomini, si è portato alla testa del vertice destro dell'area piccola e poi con un gran diagonale ha collocato la palla nell'angolo basso alla destra di Marchegiani. Bene, andiamo per ordine. Roma, Roma-Piacenza. Si sta giocando ancora, siamo in pieno recupero al 46° Roma 3, Piacenza 1. E Sampdoria-Inter. Siamo al 47°, attaccano ancora i blucerchiati, Evani l'autore del gol del 2-1, il cross per Amoruso, la palla in rete. 3-1 per la Sampdoria al 47°, al 92°. Dunque c'è stato un cross di sinistro di Evani, il tocco di testa di Amoruso. Torino, Juventus-Lazio. 6-1 per la Juve. 6-1 il risultato finale. E allora Milano, sino alla conclusione della partita. È Milan campione d'Italia. In questo momento il signor Lucci ha decretato la fine del confronto. Milan è naturalmente campione d'Italia, sono già retrocesse Atalanta e Lecce e teoricamente dalle squadre che hanno 30 punti in giù la situazione è ancora di pericolo. Buonasera, è la domenica sportiva numero 2045. Ed è la domenica sportiva della celebrazione del 14° scudetto del Milan, terzo consecutivo, un fatto assolutamente inconsueto e straordinario. Il tuffo sul prato di San Siro suggella un'altra annata da incorniciare per la squadra rossonera e per mister Capello. Ma è diverso, è ogni anno diverso, ogni anno è più bello, ogni anno
bisogna inventare qualche cosa di diverso. Un grande allenatore, complimenti. Ma no, una grande squadra. Mamma, che sapore ha questo scudetto? Ma il sapore veramente è una sensazione incredibile, si deve vivere, non so spiegare come farò. Una grande squadra. Grande squadra, grande carattere soprattutto, perché quest'anno abbiamo avuto meno qualità però più carattere. Anche un po' tua questa vittoria, subito lo scudetto appena in Italia. Sì, buonissimo, piace molto. Ha detto molti hanno detto che sei stato tu il segreto di questo Milan. Sì, sicuro, ma non io solo, e le altre hanno fatto benissimo la partita. Mauro, che sapore ha questo scudetto, tu da anziano, tra virgolette, della squadra? Spero che non sia l'ultima vittoria, ma questa sarà fantastica. Ho contribuito pochissimo, però è sempre una bella soddisfazione. Fare il triste veramente non ce l'aspettavamo. Noi dentro sappiamo di essere forti, ma non credevamo di vincere con due giornate di anticipo. La vera forza di questo Milan, al di là della squadra, mi sembra il gruppo, il carattere. Sì, diciamo il gruppo storico e in più la grande voglia di vincere, anche se abbiamo già vinto tanto. Milan del futuro? Il Milan del futuro è questo, con un Van Basten e un Lentini in più, e con un'altra punta che sostituirà Papin. Tutto qua, non faremo altre operazioni. Un cammino imperioso quello milanista, reso possibile grazie alle prodezze dei suoi campioni. E tra tutti spicca lui, il capitano, il libero, Franco Baresi. Un fuoriclasse assoluto. Ancora una volta in prima linea per l'ennesimo scudetto. Domenica 17 aprile 1994. San Siro è vestito a festa, pronto ad accogliere lo scudetto numero 14, il terzo di fila dello squadrone di Fabio Capello. È il quarto per Donadoni, Maldini, Costa Curta, Filippo Galli, Massaro e Tassotti. Solo un giocatore di quelli presenti in campo può vantarsi di averne uno in più. È Franco Baresi, alla sua presenza numero 448 in campionato. La bandiera del Milan. Ogni anno diverso, ogni anno è più bello, ogni anno bisogna inventare qualche cosa di diverso. Un grande allenatore, complimenti. Ma no, una grande squadra. Un capitano, c'è solo un capitano, urla allo stadio, che segue la gara distrattamente. C'è aria di pareggio annunciato, anche se arriva con un 2-2 strano, con ben tre reti in tre minuti, dal 69esimo al 71esimo. Baresi è l'autore dell'assist per Simone per il momentaneo 2-1. Conta poco quel che succede in campo, perché non è questa la gara per giudicare il condottiero di una difesa straordinaria. Nel ricordo della gente si fa fatica a isolare la prodezza di un difensore, se non quando si sgancia in attacco per fornire il suo contributo. Baresi è il Beckenbauer italiano, il Kaiser Franz delle innumerevoli proiezioni offensive. Ma il momento topico di questo campionato è un suo intervento difensivo, un flashback indelebile nella memoria del pubblico. È capitato nel girone d'andata, alla giornata numero 14, in Milan-Torino. È il secondo tempo, i rossoneri sono in vantaggio e stanno un po' soffrendo. Un lancio improvviso trova impreparata la difesa e Aguilera si invola verso la porta. In poche falcate il numero 6 recupera e riesce a impedire al centroavanti Granata di battere a rete. San Siro esulta come un gol ed invece è un salvataggio, uno dei tanti ai quali è abituato il capitano. Fabio Capello, ecco l'investitura morale per il capitano. Leggo dei palloni d'oro, probabilmente se ci fosse da dare questo premio e ci fossero gli allenatori a decidere chi meriterebbe questo premio, sapremmo già chi lo vincerebbe. Per uno come lui, un gesto tecnico forse più facile di un giro di campo a festeggiare l'ennesimo scudetto, perché Franco ha il carattere e la tempra del vincente, ma non ama esibirlo troppo, come tipico dei veri grandi. Io credo che sia una grande vittoria, perché vincere tre di fila credo che sia un'impresa molto difficile, quindi
credo che vanno elogiati tutti questi giocatori e questa società. Appena l'ho visto giocare, ho capito che Franco ha stile, classe e grinta. È semplicemente il più grande libero del mondo. Con lo scudetto che non si stacca dalle maglie rossonere, il campionato si avvia a dare i suoi ultimi verdetti. Mancano i nomi delle due squadre che accompagneranno Lecce Atalanta in B. In lizza ci sono Reggiana, Udinese e Piacenza per 180 minuti di vera passione. Il primo obiettivo l'abbiamo raggiunto, cioè quello che abbiamo detto all'inizio dell'anno, che era quello di giocarsi il campionato fino all'ultima giornata, e visto che ci siamo già per spacciati. E adesso dobbiamo raggiungere il secondo, che è quello della salvezza. Il 24 aprile si gioca la penultima giornata e i friulani di Fedele la combinano grossa. Se il campionato cercava delle verifiche di autenticità nel chiacchierato finale di stagione, bastava venire allo Stadio Friuli in questo allucinante pomeriggio che gli increduli tifosi non dimenticheranno tanto facilmente. Follie friulane consumate nell'arco di 20 minuti, quelli che sono bastati per contro alla generosa Cremonese per agguantare, lei sì, la conferma virtuale di un altro anno di Serie A. Da 3-0 a 3-3 per quello che, ve lo assicuriamo, non è stato certo un pareggio accomodato. È un punto perso che si rivelerà purtroppo per i bianconeri decisivo, visto quel che succede la domenica successiva, ultima di campionato, con la Reggiana che batte il Milan a San Siro e rimane in A. Sicuramente contento. Ci siamo giocati tutto, abbiamo attaccato fino alla fine e per fortuna è arrivato questo gol che ci ha permesso di rimanere. Udinese e Piacenza dunque retrocedono in B. L'Inter perde anche l'ultima di campionato. Si consolerà qualche giorno dopo con la conquista della Coppa UEFA. Il Milan realizza una storica doppietta con il trionfo anche in Coppa Campioni. Beppe Signori si conferma principe dei marcatori, mentre in molti stadi italiani si consumano addii commossi. Trapattoni si congeda dai tifosi bianconeri. Gullit ringrazia la Sampdoria e torna al Milan, mentre Ciro Ferrara saluta il Napoli. L'ultima volta di Ciro, l'unico superstite del Napoli delle imprese storiche, se ne va dopo 17 anni in questa squadra. Forse per come sono messe le cose è probabile che questa poteva essere la mia ultima partita al San Paolo, e quindi tenevo naturalmente a salutare un pochettino tutti coloro che mi sono stati vicini. C'è in giro una certa preoccupazione da parte dei tifosi per la nostra spedizione in America, non perché abbiano paura che non sia organizzata bene sotto il profilo logistico, ma per altri motivi. Lei come la vede? Ma non è, io l'ho detto anche altre volte, non è il caso di allarmarsi, perché abbiamo dei ragazzi eccezionali, veramente. Devo dire che hanno una gran voglia di fare bene, sono seri, dice Cassiraghi, uno dei ragazzi più in campo che noi abbiamo. Abbiamo un allenatore che si chiama Sacchi. L'importante è adesso mettere bene le carte sul tavolo, farle coincidere bene, lavorare anche noi qui prima di partire, non illudersi, ma sapere che abbiamo una grande forza e abbiamo un grande entusiasmo soprattutto. Lo scudetto rimane incollato sulle maglie del Milan, una squadra data per morta alla partenza di Sacchi e che invece in 3 anni ha vinto tutto in Italia e ha annichilito il Barcellona nella finale di Coppa Campioni. Una stagione di grandi conferme, come quelle che regala Signori. Sempre più goleador. Un campionato caratterizzato da diverse vicende curiose. Il gol di Paolo Poggi in rete 18 secondi dopo il suo ingresso in campo. O la preghiera di Gullit che in ginocchio supplica Jugovic di non sbagliare il rigore. Istantanee da conservare con piacere,
Baggio che riceve il pallone d'oro e che con il 69esimo gol supera Platini. Il Genoa che festeggia 100 anni di storia. O Rossi che batte il record di imbattibilità detenuto per 20 anni da Zoff. Il gol alla Maradona di Roberto Baggio. Il campionato si chiude il 1 maggio, ma in quella terribile domenica di fine primavera l'attenzione di tutti gli sportivi è catturata dal Gran Premio di Imola, dove si consuma la tragedia del grande Ayrton Senna. Il mondo del calcio saluta commosso anche la scomparsa di due presidenti molto amati. Paolo Mantovani, il padre della Sampdoria Scudetto, e Mario Cecchigori, colui che aveva risollevato le sorti della Fiorentina. Allo stesso tempo, il campionato di calcio accoglie i campioncini ai primi passi nella massima serie. I laziali Nesta e Di Matteo, il parmense Bucci, gli atalantini Morfeo e Locatelli, il doriano Amoruso e su tutti lo juventino Alessandro Del Piero. Il mito degli invincibili e i salvataggi di Baresi. Ma anche la gioia incontenibile di Andrea Fortunato per il suo primo e unico gol bianconero. Anche per questo, campionato, io ti amo.